Buonasera e benvenuti a questa nuova rubrica, uno spazio dedicato alla cultura italiana, una cultura italiana che a Toronto vive una vita incredibile, piena di eventi, e noi li racconteremo. Un aspetto importante di questa rubrica lo prenderà il cinema. Il cinema è un mezzo incredibile con cui si riesce a trasmettere una cultura, una lingua, i valori. Il cinema italiano è poi anche famoso in tutto il mondo da quando è stato inventato. È vero, Maurizio? Sì, assolutamente. Nelle prossime settimane, 52 per l'esattezza, presenteremo attraverso il cinema la cultura italiana e le sue varie sfaccettature, e appunto attraverso la cultura contemporanea vi faremo vedere quello che di bello sta succedendo in Italia. Con l'Altra Italia e con l'Italian Contemporary Film Festival, giunto alla sesta edizione, abbiamo portato tantissimi titoli qui a Toronto, ma non solo titoli, anche gli attori e i registi che hanno fatto questi grandi film. L'Italian Contemporary Film Festival si è appena concluso qualche mese fa, a giugno. Abbiamo preparato un segmento che vi farà rivedere i momenti più importanti di questa manifestazione. Prego la regia. If I can make it there, don't you know I'm making anywhere, it's a coming through New York. È un Christian De Sica effervescente in forma strepitosa. L'attore romano si esibisce da grande showman dopo aver ritirato il premio alla carriera che l'Italian Contemporary Film Festival gli ha conferito nella serata di gala che ha chiuso la manifestazione al The Ritz-Carlton Hotel di Toronto. Quello che ho trovato è la complicità, l'affetto, il feeling che c'è tra tutti gli organizzatori di questo Italian Contemporary Film Festival, che è veramente una cosa incredibile. A Roma stanno tutti a litigare, qui invece si abbracciano, si baciano, sono entusiasti, collaborano e poi danno la possibilità a tanta gente italiana che fa del cinema di farsi conoscere in questo paese. Ci messi paura, eh? De Sica in Canada ha presentato due film, Froilan, una fiaba d'inverno, una commedia d'autore diretta da Caterina Carone, e Poveri ma ricchi di Fausto Brizzi, campione di incassi in Italia. Froilan era un piccolo film che non ha avuto molto successo al botteghino, ma mi sta dando grandi soddisfazioni di critica e di premi. Quell'altro invece è il classico film comico, Poveri ma ricchi, ha fatto un sacco di... è andato bene al botteghino e la critica l'ha stroncato. Ma la cosa più bella è che hanno presentato Matrimonio all'italiana, che è un film di mio padre, e in un paese come l'Italia, che facilmente purtroppo dimentica il passato, guarda, Anna Magnani non sono più chi sia, e ogni volta che ricordano mio padre per me è una grande festa. Allora, avete avuto modo di vedere Christian De Sica, l'ospite clou dell'Italia Contemporary Film Festival 2017, ha avuto modo di presentare i suoi ultimi due film e quindi c'è stato un grossissimo riscontro da parte del pubblico, vero Cristiano? Christian De Sica è amato sia per essere Christian De Sica, il grande attore popolare della grande risata della commedia all'italiana, ma anche il figlio d'arte Vittorio De Sica, insomma, ha fatto la storia del cinema, non italiano, ma la storia del cinema, appunto, in generale, globale. Un festival che ha raccolto qui a Toronto importanti registi, attori dall'Italia, ma anche attori e registi locali, italo-canadesi, che hanno portato in questa kermesse importantissimi lavori di grande valore, e anche giovani italo-canadesi che hanno usufruito di un trampolino di lancio, chiamiamolo così, per avere un pubblico che li guardava. Vediamo un altro pezzo, dai, di questo festival. Un'edizione del festival da record, quella del 2017. 180 le proiezioni nei cinema di 6 città canadesi, Toronto, Montreal, Vancouver, Quebec City, Vaughan ed Hamilton, che hanno fatto registrare oltre 30.000 spettatori. Una kermesse dedicata al meglio della cinematografia italiana contemporanea, ma che ha incluso retrospettive, cortometraggi, documentari e giorni dedicati all'industria cinematografica. Devo dire che qui ho visto che c'è un grande desiderio di vedere il cinema italiano da parte della comunità italiana, che ho capito essere una comunità
personalità molto importante qui a Toronto, e però anche, insomma, ho notato un grande interesse anche dai non italiani. Perciò è stata una cosa bellissima, sono stata travolta da questo, come dire, da questo abbraccio, da questo affetto incredibile, perciò è la cosa più bella che potesse capitare ad un festival, perché non me l'aspettavo veramente. Ad aprire i 9 giorni di grande cinema in Canada è stata Paola Cortellesi, premiata come miglior attrice per la sua recitazione nei 2 film Mammo, papà, del marito Riccardo Milani e Qualcosa di nuovo di Cristina Comencini. Volevo semplicemente dirvi che sono molto onorata di aver fatto questo film. C'è una storia che parla di donne ed è Cristina Comencini, è una straordinaria regista. E non ce ne sono moltissime di registe donne in Italia, quindi spero ce ne siano ancora di più, sempre di più. A Giancarlo Giannini, Franco Nero e Danny Aiello è stato assegnato l'ICFF Trilogy Award. I 3 grandi attori sono stati protagonisti del film di mafia diretto da Frank D'Angelo, The Neighborhood, presentato a Toronto in prima mondiale assoluta. Sometimes they ask me, Franco, what is for you cinema? Qualche volta mi chiedono cos'è per te il cinema, dice davanti a 400 invitati al gala Franco Nero, e la risposta è che il cinema è una metropoli i cui abitanti sono di diverse razze e colori, persone che hanno i loro sogni. Il cinema continuerà fin quando queste persone sogneranno, e il cinema significa poi libertà. Nei paesi dove non c'è libertà, non c'è cinema. Hi, this is Piff. You are going to Vincitore del premio del pubblico è Piff con In guerra per amore, un film che segue perfettamente lo stile e la comicità elegante del regista palermitano. Mentre ad un altro siciliano doc, Leo Gullotta, è stato assegnato il premio Excellence Award per la sua lunga e prestigiosa carriera. Emozionante è stato l'abbraccio dell'attore con la numerosissima comunità di emigrati siciliani presenti in Canada. Questo festival qui a Toronto è un modo per gli attori italiani, per gli italiani, di ritrovarsi, di incontrarsi. È bella questa unione, questo scambiarsi realtà appartenente alla stessa fiammella meravigliosa. Festival speciale, quello dell'ICFF, che cresce di prestigio ogni anno. Una manifestazione che è sicuramente strumento di grande importanza per la promozione del nostro cinema e più in generale per la nostra cultura in Nord America, dove la distribuzione di film italiani trova spazi sempre più limitati. Bisognerebbe avere la possibilità di distribuirlo di più e meglio. Per fortuna esistono dei bellissimi festival come questo, che portano, come dire, alto il nome dell'Italia e del cinema italiano nel mondo. Secondo me manca una forte distribuzione. Abbiamo tanto da dire, ci sono stati dei film italiani straordinari anche negli ultimi anni, anche nell'ultimo anno, che mi sono piaciuti moltissimo, che meriterebbero di essere assolutamente esportati. Ancora non ce la facciamo, dobbiamo lavorare secondo me su quello. Purtroppo il nostro paese non sta attraversando, come tutta l'Europa, un periodo facile. Però se gli italiani fossero così entusiasti, così passionali e così affettuosi come lo sono all'estero, il paese andrebbe meglio. E così terminava il Festival ICFF 2017. Ecco, il festival non si conclude a giugno, va avanti tutto l'anno, no Maurizio? No, assolutamente, il cinema italiano continua. La programmazione dell'ICFF non termina a giugno, ma ci sarà una programmazione annuale dal mese di ottobre fino a maggio, con 2 proiezioni a luglio e ad agosto del Cinema Sotto le Stelle. Le proiezioni si effettueranno al TIFF Bell Light Box mensilmente e poi al Cineplex in Bonn. E poi nel mese di settembre invece l'ICFF e l'Alta Italia sono partner
di questo grande festival che è il Toronto International Film Festival. È diventato uno dei più importanti festival al mondo di cinema e ci sono ovviamente dei film italiani. E quindi sin alla prossima puntata parleremo del TIFF, un evento eccezionale questo di questo Toronto International Film Festival, è diventato più importante addirittura di Cannes per certi aspetti. Ci sarà questa sezione italiana e vi racconteremo chi arriverà, i nuovi film che saranno inediti sicuramente per il Canada. Ma questo segmento che stiamo creando non sarà solamente di cinema, il cinema sarà un aspetto importante, parleremo anche degli altri eventi, eventi culinari, eventi quindi di gastronomia, ma anche concerti, mostre d'arte, ecco, sarà un po' un grande calendario di avvenimenti che vi racconteremo grazie a questi 10 minuti insieme che passeremo ogni settimana. Perfetto, allora ci rivediamo la prossima settimana, un caro abbraccio e saluto a tutti quanti e alla prossima.